Buongiorno e buon caffè. Ultima mattinata a Londra. Per la verità, ultima mattinata in Inghilterra perché siamo a Battle e non a Londra, ma ci siamo capiti. E siccome viaggiare e ripartire, ritornare indietro è un po' come ricominciare, e siccome in questi giorni sono successe delle cose che meritano perlomeno una piccola riflessione da caffè, senza voler andare in profondità, vale la pena che ci dedichiamo qualche minuto. Le mie non vogliono essere considerazioni di tipo politico, di tipo strategico o chissà quale altro tipo di ragionamento sui servizi segreti, sul terrorismo e altro. Sarei ridicolo, sarebbe una confessione, una chiacchierata da bar, non da caffè, perché non ho nessuna competenza per farlo. Vorrei invece fare una piccolissima riflessione sulla vita e il suo senso, sulla vita che va vissuta. Perché questa sicurezza che a volte ci portiamo dentro, questa sicurezza di essere immortali, questa pretesa di essere immortali, di controllare tutto, nega in qualche modo il senso stesso della vita. La vita ha un rischio fondamentalmente, che è quello di finire. E ho apprezzato molto il commento di qualcuno che ho visto in rete ieri, non ricordo più qui, che semplicemente diceva: non sarei stato pronto. Ecco, noi dobbiamo farci sempre trovare pronti e sempre essere preparati, perché in qualche momento ci verrà chiesto conto della nostra vita. E questo purtroppo è una considerazione che vale per tutti, sia per chi crede che per chi non crede. Questo rischio di finire la vita c'è, è concreto, anzi è una certezza. È l'unica certezza che abbiamo. La nostra vita a un certo punto finirà. Era l'epoca dei grandi attentati terroristici di inizio secolo. L'11 settembre, poi Madrid e poi Londra, e mi trovai a scrivere che non sapevo alla mattina, salutando i miei figli che andavano in metropolitana a scuola, se li avrei rivisti alla sera. Qualcuno mi diede del pazzo, del pessimista. No, credo che sia una considerazione che dobbiamo fare anche noi oggi. Non sappiamo se questa sera ci saremo. Ce lo auguriamo tutti, non cominciate a toccare ferro e altre cose, ma è evidente che vogliamo esserci tutti stasera. Ma la vita è fatta per essere vissuta fino in fondo, senza paure. Tanto comunque un momento arriverà. Perché spaventarci di fronte a queste cose? Vanno gestite in maniera corretta da un punto di vista politico, da un punto di vista di sicurezza e altro, ma non devono in nessun modo cambiare il nostro modo di vivere. Noi dobbiamo gustarcela questa vita, perché la vita lo merita, ogni singolo istante, ogni singolo giorno, pur sapendo che poi finirà. Anzi, proprio per quello e per quello che c'è dopo. Buona giornata.